Diciamo che noi abbiamo sfruttato l'occasione che abbiamo creato, il Perugia ha creato tanto, non ha concretizzato come l'abbiamo fatto noi, poteva finire anche in pari. Sono contento perché non era facile affrontare una squadra che sta bene, una squadra che veniva nelle ultime 5 partite con 4 vittorie e un pareggio, una squadra che non ti fa giocare, quindi faccio i complimenti alla mia squadra ma anche al Perugia. Aspettavo il Perugia aggressivo perché ho visto nelle partite precedenti, ma questo lo vedo dall'inizio del campionato, sta facendo a mio avviso un campionato bello, importante, una squadra che va ad aggredire sempre in avanti l'avversario, non ti fa giocare, ti sporca sempre le giocate, quindi non è facile giocare contro un Perugia così aggressivo. Per quanto riguarda il ritorno a Perugia sono molto contento perché è una piazza dove mi ha dato tantissima soddisfazione, dove insieme ai ragazzi abbiamo condiviso un anno bellissimo, ma veramente bello, non era facile. Sono contento che anche un minimo ho contribuito anche in minima parte, insieme poi ai ragazzi, alla società, a tutti, per riportare questa piazza dove merita, perché è una piazza bella, importante, e sono contento di aver fatto parte di quel gruppo. Il campionato di Serie B è un campionato difficile, quando abbiamo fatto anche delle prestazioni belle, dove non sono arrivati i risultati, quindi alla fine nel calcio conta solo il risultato finale. Nelle 5 partite precedenti a queste tre abbiamo raccolto poco in base a quello che abbiamo costruito, che abbiamo fatto, abbiamo cercato di portare a casa il risultato. Non è arrivato e quindi quando non arriva il risultato si vede tutto nero. La squadra ha sempre lavorato in massima serenità e in tranquillità, cercando di lavorare sui nostri concetti, sui nostri principi, sulle nostre idee. E al di là del risultato, quindi non è cambiato niente, è cambiato che il risultato finale delle partite. Però la squadra è stata sempre concentrata, attenta, soprattutto con la voglia di fare bene. Per quanto riguarda il discorso della Padula, sono stato chiaro all'inizio, ma è un discorso che riguardava il ragazzo con la società. Si è chiarito, si è messo un punto e bisogna ripartire. La Padula fa parte a tutti gli effetti di questa squadra. Sono convinto che darà una grossa mano alla squadra perché è un giocatore importante per la categoria, ripeto, sono convinto che darà una grossa mano alla squadra. I risultati della 26esima giornata del campionato di calcio di Serie B. Como-Brescia 1-1, Cosenza-Alessandria 2-1, Vicenza-Pordenone 1-0, Parma-Spal 4-0, Ternana-Cremonese 1-2, Perugia-Benevento 0-1. Domenica 27 febbraio alle 15:30 scendono in campo Ascoli-Crotone, Cittadella-Frosinone, Monza-Lecce e Regina-Pisa. La classifica del campionato di calcio di Serie B. In testa la Cremonese con 49 punti. Seguono Brescia 48, Lecce, Benevento e Pisa 46, Monza 44, Frosinone e Perugia 41, Ascoli 39, Cittadella 38, Como 35, Parma e Regina 32, Ternana 31, Spal 27, Alessandria Cosenza 23, Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 12. Il prossimo turno per la 27esima giornata del campionato di calcio di Serie B vedrà scendere in campo martedì 1 marzo Benevento Cremonese, Brescia Perugia, Ternana Pordenone alle ore 18:30. Alle 20:30 in campo Alessandria Como. Mercoledì 2 marzo alle 18:30 si disputano le gare di Frosinone Cosenza, Lecce Ascoli, Monza Parma, Pisa Crotone, Regina Vicenza e Spal Cittadella. Dopo pochi giorni di tregua, il Covid-19 torna a fare vittime nei reparti dedicati dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 4 i decessi che figurano nel report odierno. Si tratta di un 92enne di Benevento, ricoverato in terapia subintensiva del reparto di pneumologia, di una 93enne di Calvi e di una 95enne di Solopaca, ricoverate in medicina interna, e di un 79enne di Comino, in provincia di Napoli, ricoverato in terapia intensiva. Complessivamente sono 34 i positivi ricoverati, 22 sanniti e 12 di altre province. Continua la campagna vaccinale in Campania. Anche se più a rilento, i centri vaccinali smistati sul territorio regionale non arrestano le inoculazioni per prevenire il Covid-19.
Complessivamente, alle ore 18 del 26 febbraio risultano essere state effettuate in totale 4.702.000 vaccinazioni con prima dose, 4.189.000 con seconda dose e 3.387.000 con terza dose. Le somministrazioni sono state in tutto circa 12.279.000. Si affitta casa vacanza a Marina di Ragusa, in Sicilia, alla punta più a sud d'Italia. 6 posti letto, box auto riservato, aria condizionata, a 200 metri dal mare. Per info telefonare a Luigi al 329-177-6486. Un posto meraviglioso per una vacanza da sogno. La caduta di calcinacci da un cavalcavia è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno compiendo accertamenti sul danneggiamento del vetro del pullman del Benevento Calcio con i calciatori a bordo. Avvenuto nel tardo pomeriggio nel corso della trasferta a Perugia per la partita al Curi. Il mezzo, riferisce la questura di Perugia, è stato colpito da un oggetto non ancora individuato mentre transitava sotto un cavalcavia lungo la statale 3 bis, l'E45, direzione nord, all'altezza dello svincolo di Fratta Todina. L'oggetto ha danneggiato il vetro del bus che ha proseguito la marcia fino all'hotel di Perugia dove alloggiato la squadra. Gli agenti della Polizia Stradale della sezione di Perugia con il personale dell'ANAS hanno svolto accertamenti sul posto, dai quali è emerso che il cavalcavia presenta un deterioramento strutturale, pertanto non è da escludere che qualche calcinaccio possa essersi staccato accidentalmente andando ad infrangere il vetro del bus. Un'altra ipotesi al vaglio degli investigatori sarebbe il lancio di un oggetto da un veicolo che in quel momento transitava sul cavalcavia. Al momento gli agenti e il personale dell'ANAS sono alla ricerca dell'oggetto per capire meglio la dinamica dell'evento. Dalle attività in corso di svolgimento da parte degli investigatori della Digos si esclude che l'evento possa essere ricondotto alle tifoserie che, sottolinea la nota della questura, hanno sempre mostrato una condotta irreprensibile. Inoltre il questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai, si è recato presso l'albergo che ospita la società, i tecnici e i calciatori del Benevento Calcio per parlare di quanto accaduto con il presidente Oreste Vigorito e per assicurare l'impegno della Polizia di Stato nel ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabili. Sicuramente è stato un episodio che ci ha fatto un po' preoccupare, perché non è stato bello, perché è stato un episodio spiacevole, però sono convinto, anzi sono sicurissimo, perché poi ho sentito i tifosi, non c'entrano niente i tifosi del Perugia, perché poi lo hanno dimostrato negli anni e lo continuano a dimostrare, che sono delle persone civili, un pubblico civile, gente per bene, e non fa sicuramente queste cose. Quindi per tutto quello che ho sentito anche questa mattina, i tifosi del Perugia, non è assolutamente vero, anzi non bisogna neanche pensare una cosa del genere. È un episodio che sicuramente è fatto da qualche stupido, perché purtroppo questo è un episodio stupido, perché mette in repentaglio la vita di tante persone e non bisogna fare questi gesti. Però purtroppo l'ignoranza c'è in tutto il mondo, ma ripeto, non è sicuramente da pensare a un episodio fatto dai tifosi del Perugia, perché non c'entrano niente. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto in merito alla vicenda in cui è stato coinvolto il pullman con i giocatori e lo staff tecnico del Benevento Calcio. Solo grazie alla prontezza di riflessi dell'autista e alla tenuta del parabrezza non ci sono state gravi conseguenze. Tutta la mia solidarietà al presidente Oreste Vigorito, all'allenatore Fabio Caserta, al suo staff, ai calciatori e agli addetti presenti sul mezzo. Mi auguro che vengano individuati e puniti i responsabili, sia che si tratti di una questione di rivalità calcistica, della quale per la verità non ho risultanze, non essendoci precedenti di alcun tipo tra le tifoserie, e comunque gli ultras sono lontani anni luce da pratiche di questo genere, sia di un'azione isolata da parte di delinquenti che hanno preso di mira il primo bus che passava. Tuttavia, credo poco alle coincidenze. Ho già sentito il questore di Perugia e mi ha assicurato che sono in corso indagini serrate per scovare i colpevoli. È incredibile come nel 2022, peraltro in un momento così difficile per l'Europa e il mondo intero, accadano ancora queste cose e ci sia gente che, mentre si manifesta per la pace, si lascia andare a simili gesti di violenza.
Un brusco abbassamento delle temperature si registra in tutta la provincia di Benevento, dove in alcune zone nevica. Le aree imbiancate sono quelle del Fortore e del Taburno, dove ad esempio a Vitulano il sindaco, a causa della neve, ha vietato il traffico dei veicoli pesanti sulle strade locali. In azione ci sono anche i mezzi spazzaneve, spargisale dell'ANAS, lungo il raccordo autostradale e le statali di competenza e delle ditte private in convenzione con province e comuni, dove la neve sta creando alcune difficoltà al traffico dei mezzi. Da 3 anni tenevano sotto scacco un imprenditore di Ariano Irpino in provincia di Avellino, costringendolo attraverso minacce e aggressioni fisiche a continue dazioni di denaro. Un incubo a cui hanno messo fine i carabinieri di Avellino, che a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Benevento, competente per il territorio, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari per i due presunti responsabili dell'estorsione. Si tratta di un 25enne e di un 60enne originari di Lucera, in provincia di Foggia, dei quali non sono stati resi noti i nomi. Sulle risultanze delle indagini, il GIP di Benevento ha firmato i provvedimenti cautelari. A denunciare i fatti era stato lo stesso imprenditore nel 2021. Gli investigatori avrebbero accertato che i due indagati, con aggressioni fisiche e minacce, costringevano la vittima a versare somme di denaro sempre più consistenti fino al mese di luglio dello scorso anno. Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Benevento, Gelsomina Palmieri, accogliendo l'istanza difensiva degli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha rimesso in libertà, revocando gli arresti domiciliari, Romualdo Del Mauro, di Montesarchio, di 27 anni, imputato dei reati di violazione di domicilio, tentata rapina aggravata e lesioni aggravate nei confronti di una coppia di coniugi di Montesarchio. Come si ricorderà, il Del Mauro era stato tratto in arresto dai carabinieri di Montesarchio nella presunta flagranza del reato di tentata rapina, violazione di domicilio e lesioni aggravate la sera del 27 aprile scorso e all'esito dell'udienza di convalida beneficiò degli arresti domiciliari. Il fatto contestato al Del Mauro, nei confronti del quale è stata emessa sentenza lo scorso 13 dicembre, riguardava la vicenda dell'invito a cena da parte di una coppia di amici, conclusasi con il tentativo di rapina e le lesioni consumate dall'uomo ai danni del capofamiglia ospitante. Precedentemente, nel mese di febbraio del 2021, l'uomo era stato sottoposto a fermo da parte dei carabinieri di Montesarchio perché ritenuto presuntivamente responsabile del reato di rapina aggravata ai danni di un'altra coppia di coniugi di Montesarchio, nella cui casa si era introdotto perpetrando la sottrazione di denaro e adoperando violenza nei confronti della coppia che aveva tentato di fermarlo. Successivamente, in sede di udienza di convalida, era stato rimesso in libertà. In contrada Olmeri, in zona Acquafredda a Benevento, un'autovettura è andata a fuoco nella notte. Le fiamme hanno avvolto l'auto che era in sosta ai lati della carreggiata. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo l'area in sicurezza. I carabinieri indagano sulle cause dell'incendio. Le malattie rare, realtà in itinere. L'evento è stato organizzato dal Lions Club Benevento Arcotraiano in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Benevento e con il patrocinio di Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare. Tema centrale del dibattito è stata l'applicazione della nuova legge numero 75, disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. Si tratta della prima legge unicamente dedicata alle malattie rare, volta a organizzare in maniera ordinata quest'ambito che interessa circa 2 milioni di persone in Italia. A moderare l'incontro i due padroni di casa, il presidente del Lions Club Benevento Arcotraiano, Gioacchino Scarano, e il presidente dell'Ordine dei Medici, Giovanni Pietro Iagnello. Al dibattito hanno preso parte, da remoto, anche gli studenti delle scuole superiori del Liceo Guacci, dell'Istituto Galilei e del Liceo Classico Giannone di Benevento. A concludere la giornata è stato il governatore del distretto Lions Club 108 IA, Francesco Arcarino. L'incontro è stato uno dei primi eventi in ambito nazionale per festeggiare la 15ª giornata mondiale delle malattie rare, in programma lunedì 28 febbraio, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini e diffondere la conoscenza sulle malattie rare. Ho sentito personalmente, telefonicamente, l'ambasciatore italiano a Kiev,
Pierfrancesco Zazo, nativo di Benevento, al quale ho manifestato orgoglio per il coraggio e la dedizione umana che sta dimostrando nella sua attività di ambasciatore in questo drammatico teatro di guerra. Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, vicino alla nazione ucraina. Lunedì 28 febbraio sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano con la musica Benevento, i protagonisti. L'originale rubrica, ideata e curata dal giornalista Enrico Salzano, critico e storico musicale, stavolta punta le sue luci su il giovane baritono sannita Davide Luciano, in tour per il mondo. L'artista, vanto dell'Italia tutta, che per i meriti figura nell'enciclopedia della musica Benevento, i protagonisti. Un'importante collezione di personaggi, fatti ed avvenimenti di Benevento e del Sannio. È in edicola il terzo numero del quindicinale Realtà Sannita e dell'inserto Realtà Giovani, che dà voce alle riflessioni delle nuove generazioni. L'editoriale di Mario Pedicini sollecita la ripresa dei progetti urbanistici delle opere incompiute in città e messe da parte dai politici che si sono succeduti. Il giornale si apre poi con un articolo di Giuseppe Chiusolo sulla provincia e l'attivismo del vicepresidente Nino Lombardi. Intervista di Marisa Del Monaco ad Angelo Moretti, consigliere di opposizione a Palazzo Mosti e professionista impegnato nel sociale, che propone la creazione dei patti educativi territoriali. Una panoramica di tanti articoli e tanti inserti che discutono di numerosi argomenti di cultura e società. Infine, Benevento Calcio a tutta pagina con i servizi giornalistici di Andrea Orlando e le splendide foto a colori di Arturo Russo. Le consuete rubriche Oltre le mura di Elio Galasso, Primo Carnera negli spettacoli del dopoguerra beneventano, Sesto potere di Carlo De Lasso, il 2022 è l'anno giusto, protagonisti al traguardo di Mario Pedicini, il nostro fedele migrante con la sua lettera. Spazio ai giovani con articoli di attualità ed interesse. Sulla maschera, rendi speciale il tuo carnevale. Il 26 e il 27 febbraio e il 1 marzo ti aspettiamo presso il centro commerciale Sanniti, in via De Longobardi, a Benevento, dalle ore 16.30 alle 19.30, per festeggiare insieme il carnevale 2022. Indossa il tuo costume più colorato e mettiti in posa. A tutti i bimbi in maschera verrà scattata una foto gratuita che potranno portare via con sé. Vieni a festeggiare il carnevale 2022 con la tua maschera preferita o il tuo costume più bello e divertiti con noi al centro commerciale Sanniti. Sono veloce, rapido, dinamico, limpido e trasparente. Facile, a portata di click, pronto a realizzare i tuoi sogni. Sono Chiaro BPP, la cessione del quinto di Banca Popolare Pugliese. Vai su chiarobpp.it e scopri l'offerta di questo mese. Diamo il benvenuto da Art Gioia Design Salon. Quest'anno ci saranno tantissime novità nel nostro salone. La prima che vi vogliamo illustrare è l'Estation Micro Ring Soft Touch, che è un nuovo allungamento di capelli che permette di stravolgere il vostro look. Vi aspettiamo in salone con il nostro esperto Giovanni Pirozzolo, che vi darà il miglior consiglio possibile, ovviamente con una consulenza gratuita, così da poter scegliere la migliore tonalità e tessitura per dare un'innovazione al vostro look. Vi aspetto in salone per scegliere insieme la nuance più adatta alle vostre esigenze. Tante fantastiche promozioni, perché da noi la bellezza è per tutti. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.